ragazzi, bentornati qui sul canale Glacial Arts, il canale per i veri collezionisti, come sempre, come dico sempre io, e anche per ovviamente per gli amanti della cultura nerd pop e per gli amanti delle creazioni, della creatività, come potete ben vedere il diorama appunto del torneo Tenkaichi che ho creato io. Come sempre seguitemi sui social se non avete visto tutte le mie creazioni che posto su Instagram e Facebook, le potete vedere lì. Se siete curiosi ovviamente di vedere anche quello. Ma oggi andremo a parlare, vi porto un altro action figures dedicata alla linea di What If che è uscita ovviamente su Disney Plus e dove ci sono ovviamente vari personaggi della Marvel in versione alternativa con nuove storie. Infatti What If significa cosa sarebbe successo se appunto la storia non era come quella già iniziale praticamente. Ovviamente questa è un action figure Marvel Legends Series prodotta dalla Hasbro e riguarda appunto il Doctor Strange Supreme, che appunto vedremo prossimamente anche a maggio nel film del multiverso pazzo di Doctor Strange 2, il film che è uscito appunto nelle sale. Ma vediamo nel dettaglio questa action figure, questa box che già presenta una piccola vetrinetta in cui si vede il nostro personaggio già in anteprima, la linea da cui è tratta, con appunto infatti qui c'è l'osservatore nella parte superiore della scatola, qui una foto appunto dell'animazione del film, un'altra uguale anche dall'altro lato, e dietro prende anche la stessa, con l'unica differenza che qua vi fanno vedere tutti le action figures della linea che servono appunto per costruire il nostro osservatore. Cercherò appunto di portarvele tutte sul canale se ci riesco. Già abbiamo recensito il nostro Capitan Carter, che vi lascio qui sopra il video, il link se non l'avete visto, andatela a recuperare. E qui ci sono tutti gli altri che appunto vedremo in futuro per completare l'osservatore. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere il nostro Dottor Strange fuori dalla scatola. Ed eccoci con il nostro Stephen Strange e la sua versione alternativa fuori dalla scatola, con tutti i gadget che trova Nintendo, anche se sono pochi ovviamente, come potete vedere. Ovviamente essendo le Marvel Legends diciamo che hanno prezzi limitati, ma alla fine diciamo che ovviamente il prezzo è in proporzione a quello che trovate poi all'interno, che non vi mettono chissà che di gadget, però alla fine sono sempre quelle figure che costano sulle 20-30 euro, quindi sono accessibili diciamo per personaggi anche magari a cui non volete magari spendere chissà che di prezzo e volete magari averne una versione in collezione. Alla fine vediamo cosa troviamo all'interno. Abbiamo una gamba, non è la gamba di Tre Uomini, è la gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, non è un Garpez ovviamente, ma è la gamba dell'osservatore che andrà a comporsi con i vari pezzi che troverete nelle 6 figure che ci sono nella linea, questa dedicata a What If. Poi abbiamo all'interno una mano con un piccolo effettino, praticamente un incantesimo del Doctor Strange Supreme. Infatti il colore è diverso da quello che solitamente mettono all'interno, che di solito i suoi effetti sono di colore arancione. Questo si vede invece che è un tipo di magia diverso perché appunto è cresciuto col suo potere e ora è appunto un effetto colore verde appunto. Mentre l'ultima cosa che trovate all'interno di questa variante del box è il mantello che andrà dietro al nostro personaggio in gomma morbida, molto ben fatto, e ha questo piccolo peg che appunto si inserisce nella schiena del personaggio. Il mantello appunto è fatto pure bene come painting, non ci sono errori di painting, tutto con il dorato, con queste linee appunto che circondano il mantello. Dietro la stessa cosa, lo stesso pattern, soltanto che è di colore nero. Qui una piccola sbavatura, dico dal dorato, che hanno sbagliato nella pittura, però si può riparare. Andiamo a vedere invece il nostro personaggio nella sua interezza. A livello di sculpting è bellissimo il viso, molto ben fatto, non ci sono errori di painting qui. Infatti è molto somigliante a quello della serie animata, preciso direi anzi. Praticamente non hanno fatto errore, anche bello lo sculpting dei capelli un po' diciamo sbarazzini rispetto a quello che di solito ha il nostro Doctor Strange, con appunto la capigliatura un po' sul grigiolino dietro praticamente e il pizzettino un po' più malefico rispetto al normale.
Per il resto lo scalpo del personaggio qui sul vestito è molto bello, qui c'è la plastica morbida praticamente che avvolge il bacino, per il resto è appunto tutto in plastica rigida. Peccato soltanto che magari queste parti qui non sono state curate bene anche con il livello di painting, l'hanno lasciata di colore rosso colore del vestito, magari colorate facevano un altro effetto. Poi non so se effettivamente anche nella serie animata è pure così, ma ho i miei dubbi. Ma vediamo le articolazioni del nostro personaggio. Allora, a livello di articolazioni la testa può andare su e può andare giù, può girare anche bene. C'è anche l'articolazione qui al collo, quindi può girare in due maniere, infatti è molto articolato qui. Poi c'è l'articolazione al bacino, può andare avanti e indietro, può ruotare. Abbiamo l'articolazione qui al braccio che è un po' più fastidiosa, infatti diciamo riscaldata prima di sforzare questa articolazione con il fondo per 15 minuti, così la plastica si ammorbidisce. Poi abbiamo l'articolazione qui doppia al gomito, l'articolazione alla mano, e poi abbiamo l'articolazione qui alle gambe che può andare su, al ginocchio, può ruotare pure qui nella gamba, e anche qui dove c'è lo stinco praticamente, lo stivale, e può ovviamente piegarsi anche qui nella pianta del piede, però non c'è la doppia articolazione qui alla punta. L'unica invece è quella laterale che c'è, molto bene, molto ben fatta. Ma andiamo a vedere anche l'altezza del nostro personaggio e anche il peso, come al solito. A livello di altezza siamo sui 16 cm di altezza, quindi siamo sui 6 pollici appunto, quasi un po' più di 6 pollici. Per quanto riguarda il peso del nostro personaggio siamo sui 92,8 grammi di peso. Infatti diciamo che è una figura abbastanza leggera, perché non è tutta plastica proprio piena, e poi il personaggio è pure un essere umano con poteri, quindi non ha particolarmente grande peso appunto. Ma andiamo al nostro angolo del personaggio, ed eccoci qui col nostro potente mago che girella praticamente con la sua basetta, con appunto l'effettino che vi avevo detto poco fa, con l'effetto verde messo inserito nella mano, e anche il mantello che avete visto poco fa. Ma chi è il nostro personaggio Doctor Strange? Diamo un piccolo aneddoto sul personaggio ovviamente principale, perché questa è una versione alternativa, come avete capito, che è appunto riguardante la serie animata di What If. Per chi non l'ha visto, magari non volete magari spoiler, magari saltate questa piccola parte dove racconto appunto del personaggio e andate direttamente alla fine. Allora, Dottor Strange, il cui vero nome è Steven Vincent Strange, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, pubblicato negli Stati Uniti d'America dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Strange Tales, nel numero 210, luglio del 1963, tradotto in Italia dall'editore Corno sull'Uomo Ragno 24, del 18 marzo 1971. Rinomato neurochirurgo, la sua carriera venne irreparabilmente distrutta a causa di un incidente d'auto. Il Dottor Strange diventa lo stregone supremo, o mago supremo, principale protettore della Terra contro minacce di natura magica e mistica, grazie alla sua immensa conoscenza di potenti incantesimi e arti occulte, e a due artefatti magici, la cappa della levitazione e l'occhio del gamotto. Strange, noto come il signore delle arti mistiche, risiede in un palazzo denominato Sanctum Sanctorum al 177A di Baker Street nel Greenwich Village, assieme al suo assistente Wong e un vasto assortimento di oggetti mistici. Nella classifica stilata del 2011 nella IGN si è posizionato al 38° posto come il più grande eroe della storia dei fumetti, dopo il Corvo e prima di Ciclope. Ovviamente questa è una versione alternativa, come vi ho detto, che appunto riguarda la serie animata di What If. Nella serie animata, nella serie appunto canonica What If, ci sono due scene in cui appunto viene reinventato questo personaggio. La prima, che immagina cosa sarebbe successo se fosse diventato discepolo di Dormammu. Strange reagisce e riesce a guarire le sue mani dopo l'incidente grazie al barone Mordo, ma viene poi privato dalla licenza medica con l'accusa di negligenza a causa del suo comportamento, cosa che lo spinge a giurare fedeltà al signore della dimensione oscura, divenendo il suo pupillo nonché l'amante di Umar, finché, affrontando l'antico, realizza i suoi sbagli e diventa suo allievo. Nel secondo, che immagina cosa sarebbe successo se il Dottor Strange non fosse mai diventato il signore delle arti mistiche, il titolo di stregone supremo viene assegnato a Mordo,
che si allea con Dormammu e incubo per riconquistare la Terra. E appunto queste sono le versioni in cui lui è diverso rispetto a quello principale, il classico Doctor Strange. Ovviamente se non avete visto What If andate a recuperare, che secondo me è una serie animata molto bella da vedere, se siete amanti proprio della Marvel, e quindi volete vedere versioni alternative. E appunto la What If sta dando comunque spunti pure al Marvel Cinematic Universe per i prossimi film, quindi magari potremmo vedere pure cose inerenti a quella serie, come appunto questo personaggio che appunto si potrà vedere pure nel film, a quanto hanno fatto vedere i trailer, quindi state sintonizzati e andate al cinema. Ovviamente questa è una figure, fatemi sapere appunto se l'avete anche in collezione, ve la consiglio perché probabilmente forse essere al momento è l'unica di questa versione alternativa del personaggio. Ovviamente non ha i suoi dettagli come magari un SH Figures o qualche altra figura più dettagliata, ma a livello di personaggio è una buona figura, anche legata pure al prezzo basso, quindi è accessibile a poter prendere a tutti. Ovviamente le articolazioni sono abbastanza buone, lo scalto è pure, soltanto magari il painting potevano migliorare. Per il resto è una figura che magari fa il suo perché. Non è super alta come votazione, però diciamo che è discreta. Io la metterò sicuramente in collezione, anche perché sono amante della Marvel, quindi la aggiungerò ai personaggi collezionati. Fatemi sapere se anche voi l'avete, se la prenderete, dopo aver visto questo video. E fatemi sapere appunto se siete in hype per il film appunto che uscirà dal Doctor Strange, prossimamente a maggio se non sbaglio. Per il resto vi invito al solito a lasciare un like, pollicione, commenti, condivisioni e ovviamente iscrizione al canale, la cosa principale. Cliccando sulla campanella potete essere sempre aggiornati sui futuri video che usciranno su questo canale, le future recensioni, le future creazioni e tutto quello che riguarda questo campo Marvel, nerd e quant'altro. Per il resto è tutto dal vostro Glacial e alla prossima ragazzi. Aloha!